Un saluto a tutti da Gerardo Paterna per Reti TV. Oggi abbiamo una, un ospite molto, molto operativo, specializzato nel eh, segmento degli immobili d'impresa a cui facciamo le consuete tre domande. Abbiamo Marco De Luigi, amministratore delegato di SOGIM, buongiorno, Gruppo De Luigi. Buongiorno a tutti. Grazie per la tua disponibilità, benissimo. Allora, benissimo. cominciamo velocemente. Al gruppo De Luigi eh, ha quasi 50 anni di esperienza. Ha iniziato il papà, specifichiamo. Sì, 69. Sei... Perfetto, iniziato benissimo. In attività. Bene. Dedicato prevalentemente diciamo, al segmento degli immobili strumentali. Da un punto di vista mm. uh, del costruttore, mm. um, come vedi il futuro di questo, di questo specifico segmento post-crisi? Quindi da qui a 5 anni, come si svilupperà secondo te? Ma ehm, noi stiamo puntando molto sulla logistica, sui grandi magazzini, perché secondo noi, e secondo anche agli addetti ai lavori, è chiaro che è un, è un, un segmento che avrà un'espansione nei prossimi anni, eh, per tutta una serie di motivi. Eh, non ultimo il discorso del web marketing, cioè eh, c'è sempre più gente che va a comprare su internet. Certo e chiaramente questa, tutta questa merce va messa in grandi magazzini quindi la logistica secondo noi è quella che nei prossimi anni si svilupperà no? eh, stanno ritornando anche le industrie cioè il, sta ricominciando anche il manifatturiero sta ricominciando anche a tornare tutta quella serie di eh, produttività che dal 2000 in poi è, è andata, venuta a mancare è andata, andata all'estero perché i costi di produzione chiaramente in Cina o nei mercati dell'est o in Romania o in giro per il mondo erano inferiori e sono inferiori a quelli italiani ma eh, negli ultimi anni tutti questi vantaggi eh, ad andare a produrre all'estero sono venuti un po' a mancare quindi sta ritornando un po' di produzione che, che, che è venuta a mancare e questo è un bel segnale questo è un bel, un segnale, bel segnale perché eh, chiaramente si aumentano, ritornano a crescere i posti di lavoro, certo. anche se eh, la robotizzazione di tutto mh, è chiaro che va contro questo tipo di discorso, per cui diciamo il discorso, quello dell'aumento dei posti di lavoro, se ne sente parlare in televisione, sì. eh, non, è, non è un discorso così semplice, sì. se la tecnologia aumenta, è chiaro che c'è una maggiore, vuoi, automazione, dei una processi, maggiore automazione, quindi... una automazione dei processi, una volta entravamo nelle aziende e vedevamo in un capannone di 10.000 metri 150 persone, adesso in un capannone di 10.000 metri ce n'è la metà. Certo. Eh, soprattutto nel manifatturiero. Certo. Cioè, quindi eh, Forse la lo logistica, vediamo ogni giorno questo tipo di discorso. Certo. Forse la logistica eh, richiede, cioè si sta spostando molto sull'automazione. Suppongo. Sì, anche la logistica altri... si sta spostando nell'automazione. La logistica è il servizio che una, una determinata azienda dà da un'altra grossa azienda produttiva della gestione delle merci quindi anche lì c'è dell'automazione eh, sono grandi magazzini alti 10 metri che confezionano eh, spediscono confezionano spediscono da fanno anche un servizio sì. confezionano spediscono queste merci le tengono a catalogo eh, se tu vai nella zona di, di, di Stradella, ci sono eh, centinaia di metri quadrati di, centinaia di migliaia di metri quadrati di capannoni, sì. c'è il libro, c'è la città del libro, dove sì. ci sono migliaia di milioni di libri che vengono consegnati eh, a casa tua. Sì. A, tramite, tramite cioè la libreria è chiaro che il, il negozio di, di, di città che sì. vende i libri è venuto un po' a sì, mancare la comunità dell'acquisto dell eh, cioè, certo, cioè certo. è chiaro che si stravolge un po' il mercato nel nostro settore è chiaro che ci saranno più spazi dedicati ai magazzini e meno spazi dedicati alla produzione ah, okay. eh, ecco ehm... Rispetto quindi alla produzione di nuovi spazi eh, per le aziende, quindi lavoro su commessa, mm. e considerando anche il, il mare di mobili eh, strumentali invenduti, secondo te c'è spazio per riqualificare o sostituire quello che c'è già oppure continueremo a consumare suolo nuovo per eh, costruire l'abito su misura per le varie aziende? è chiaro che la tendenza è quella di non consumare suolo anche perché ci sono delle normative e delle leggi che sono uscite sul consumo dei suoli che ce lo, ce lo vietano dico. Eh, però ci sono degli immobili e ce n'è un'infinità un di immobili che non sono più adatti eh, alle attività che ci sono adesso parlavo di logistica e, e se tu guardi gli immobili costruiti per esempio in Brianza per i mobilieri sì che sono alti 5 metri eh, non ci puoi mettere dentro una logistica perché certo. prima di tutto non ha gli spazi secondo non ha le altezze quindi tu dovresti prendere quell'immobile lì tirargli via il tetto e farlo più alto di, certo. di 4 metri <ride> ma anche l'attività eh, produttiva la piccola attività produttiva fa fatica ad andare in 5 metri d'altezza certo. quindi nel corso degli anni è cambiata proprio la tipologia del, de, dell'immobile eh, per esempio la normativa antisismica Adesso c'è, cinque anni fa non c'era, quindi oggi come oggi l'immobile nuovo è anche antisismico, anche se in Lombardia sì. i terremoti non li vediamo per fortuna. No? Eh, quindi ci sono tutta una serie di cose. È chiaro che la tendenza è se ci sono degli immobili mh, anche vecchi cerchiamo di ristrutturarli, cerchiamo sì. di fargli la manutenzione adatta, gli cambiamo tutta una serie di cose e li mettiamo sul mercato. Per non consumare, eh, però ci sono dei parametri. Che, 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 Do, che... Dove non sempre è facile, voglio dove dire. Dove non sempre è facile, certo, bravo, certo, dove immagino. non sempre è sempre facile, voglio dire. Perché se no, eh, allora devi buttarlo giù e rifarlo nuovo. Certo. Allora, allora sì, allora non consumi il suolo, però lo rifai completamente sì, nuovo. Certo. quello che stiamo facendo adesso, per esempio, con una grossa azienda qui, qui vicino. Ah l'immobile vecchio di 5.000 metri viene demolito completamente e rifacciamo l'immobile nuovo di 7.000 metri. Eh, certo, eh, quindi questo è un caso dove... Eh, si salva. Oltretutto si va a bonificare l'area perché certo. l'area era da bonificare e quindi si fanno due lavori, non si consuma il suolo, eh, si bonifica l'area perché l'azienda la, la, vecchia aveva fatto qualche piccola scorrettezza no? eh, e quindi... Certo. Si, si ottengono due vantaggi ecco. questo, è questo è importante da un punto di vista eh, ecco, da, da detto ai lavori eh, da un punto di vista normativo se avessi la possibilità di dire eh, nello scenario eh, normativo cambierei subito questa norma eh, cosa faresti per agevolare la ripresa di questo Ma segmento eh, innanzitutto eh, c'è l'IMU sugli immobili industriali che è una cosa Iniqua. Iniqua, cioè voglio dire perché devi far pagare una tassa ad un immobile che viene utilizzato per la produzione, per, cioè. per, per l'attività. Eh, poi c'è l'IVA che è troppo alta eh, per la vendita degli immobili strumentali. Eh, quindi ci sono una serie di cose che si potrebbero fare. Eh, si potrebbe agevolare anche la vendita degli immobili come, come si è fatto con la legge Tremonti, no? Eh, la detassazione degli utili, magari non in forma sì. eh, totale, certo, ma certo. adesso le aziende che comprano è perché fanno degli utili. Se tu gli dai la possibilità, come con, gli, con, con, con i beni strumentali, eh, di, 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 di detrarre un po' certo. dalle tasse che sto pagando, Beh, che non sono ah, mai poche. Ecco, fra l'altro si agevola un po'... Eh, le aziende che vogliono comprare e, e nello stesso tempo si smaltisce un po' di inventuto anche le banche, ne hanno un'infinità di, sì, certo, di, di questi immobili strumentali, potrebbe essere qualcosa che... che, che... Che aiuta, che credo, non risolve il problema, ma aiuta. Credo eh. tu abbia raccolto come appello mm. il pensiero di tanti operatori come te eh, esatto. che voglio dire tutti i giorni eh, conducono questa, sì. questa battaglia. So che come eh, Sogim, quindi la parte più commerciale del, del vostro gruppo, state eh, facendo degli investimenti anche per aumentare il numero di risorse umane, quindi state puntando sui giovani sì. e eh, da inserire in azienda come per assolvere a funzioni. Mm. Commerciali, quindi guarda, c'è una telecamera lì. Se vuoi fare il tuo appello ai giovani, eh... guarda quello che posso dirti è che questa è, un, è una, una professione che negli ultimi anni è stata un po' bistrattata. Diciamo così, noi stiamo creando, uh, vogliamo creare un'immagine un nuova del, del, di questo lavoro dell'agente immobiliare perché noi, come anima, siamo costruttori ma siamo anche dei commerciali certo. che hanno sempre che hanno sempre venduto gli immobili che costruivano e stiamo investendo in risorse umane, stiamo investendo in formazione, stiamo investendo in, in pubblicità, in marketing per, per, così, per attirare a questa professione eh, giovani neolaureati o anche neodiplomati che vogliono iniziare questa attività. Con un modello di business un po' innovativo che stiamo mettendo, stiamo a, punto. mettendo a punto. Bene. Ecco. Se un giovane volesse mettersi in contatto, avete un sito web. Abbiamo un sito web che è www.sogin.net dove potete. Mandare trovare, le candidature. Mandare le candidature, potete telefonare di direttamente. Abbiamo una responsabile delle risorse umane che si chiama Alessandra Orazio. Okay. E, e quindi noi stiamo cercando giovani bene, che, una grande che abbiano voglia una di fare notizia. Questi... Esatto. Ottimo, ottimo. Bene. Marco, allora ti ringrazio per la tua disponibilità. Ringrazio eh, te. Bene, spero di. Eh, ritrovarci presto magari con qualche novità sui nuovi punti vendita che aprirete, sul su come è andato poi questa attività di reclutamento da Gerardo Paterna per Reti TV, ancora grazie a chi ci segue, ci vediamo presto con un altro ospite. Grazie a voi.